l'anno scorso l'Inter per 5-6 mesi non ha avuto due cambi. Mettete... E quando poi li ha avuti è ripartita, cioè Lukaku e Brozovic. Sì, sì. È troppo importante per questa squadra avere quattro giocatori d'attacco molto con caratteristiche diverse, ma soprattutto un giocatore di struttura. È vero che vabbè, non hanno più Lukaku, Thuram è partito molto bene, ma il terzo giocatore, che era Arnautovic, anche in una partita del genere sarebbe servito tantissimo. È troppo importante. Ci sono certi ruoli più di altri. Ho capito, zio. Io seguo quello che dici e mi trovo anche d'accordo, ma non è possibile che una squadra così, se non Arnautovic, debba perdere una partita e ha rischiato di perdere la 4-1. Mica la vuole perdere, no, Paolo, sta cacchio di partita. Può arrivare, ma c'è un avversario che... Può arrivare al risultato anche in maniera diversa, può arrivare. È diversa come? No, può arrivare al risultato in maniera invece di allungarsi, magari stare un po' più dietro, come abbiamo detto in passato. Ma stare dietro, ha preso gol a difesa schierata. Sì, bravo. Dettagli per l'attenzione. Io non do colpa a nessuno. Cioè... No. Ma come no? Come non do colpa a nessuno? Fa la differenza, rimani 1-0, fa la parata che deve fare anche uno che non gioca in porta. Stai 1-0 e poi vediamo, magari la squadra anche è più serena. Non gioca in porta. Certo, ma è una papera, mica è puntare il dito e non è un bravo portiere. C'è una papera, si può fare. Chesney l'ha fatta l'altra settimana, può accadere. Questo però non giustifica una squadra che poi... Cioè, si è sciolta, tra virgolette, ce l'ha detto anche lo stesso Simone, che soprattutto dopo il 2-1, proprio nulla. Poi dai giocatori importanti, che comunque hanno la qualità. Certo, il Sassuolo poi, negli spazi, se gli dai campo, è una squadra la più terribile se sta in queste condizioni. E io sono d'accordo con lo zio. Però non è che tu debba, se non la vinci, la debba perdere ogni volta, perché se no, torni al discorso dell'anno scorso, una squadra fragile in certe situazioni, 12 sconfitte, noi abbiamo parlato di un'annata giustamente super positiva dell'Inter, ma in campionato fa un terzo del campionato perdendo. Paolo, però non puoi cambiare giudizio quello che dicevi 3 giorni fa. No, l'ho detto. Non puoi cambiare. No, non ho non cambiato il termine. No, hai cambiato. Dico, ma infatti, lo dico per quello, lo dico perché allora, secondo perché me... Io invece le cose le dico... No, zio, non ci provare con me, caschi male. No, io ci provo. Ci caschi male. Perché cacchio, io dico l'esatto contrario, sono arrabbiato. Dico dispiaciuto proprio perché non credo che questa squadra debba perdere la partita, perché ha più forza di quello che ha fatto vedere stasera. Perciò caschi male, hai capito male il mio discorso, sto dicendo il contrario, che secondo me questa squadra, come l'anno scorso non poteva perdere 12 partite, ribadisco, non la può perdere perché è la più forte. Ma secondo me c'è una differenza che secondo me tu la consideri più della coerenza. No, ma secondo me la differenza è che tu la consideri fortissima. E certo, come perciò squadra. Invece Beppe vede che ha no, aspetta, avere però mi diceva un discorso gambi, di incoerenza, no? Che invece casca male, perché anzi se dico quello è proprio perché sono coerente, perché la squadra secondo me vabbè, può portare il risultato anche vincendolo o pareggiando. Sono grande fan della coerenza nella vita, proprio in generale. Io cambio idea spessissimo, parla di calcio, ma poi quando si parla di pallone la coerenza, ma su questo pallone secondo me assoluto rimane, poi dopo ci sono i dettagli. Wer hat dich selbst nun die allerschönsten Fußballbeine?